Benvenuti in un nuovo video, ragazzi. Io sono Claudio Cuocolo e oggi faremo questo video recensione. E più che altro vi spiegherò questi attrezzi di passo passo. Come ben sapete, a me mi interessa entrare nei particolari del prodotto. È la cosa secondo me più importante. E ovviamente, come sempre, vi ricordo che tutti i prodotti che vedete sul canale li trovate sul sito www.surfcastinglionio.it. Magari ora ve lo lascio qui. E qua sotto in descrizione c'è il link per poter cliccare e accedere automaticamente al sito. Come ben sapete, nei nostri video all'improvviso usciranno dei codici sconto, quindi mi raccomando, guardatelo fino alla fine. Detto questo, iscriviti al canale per non perderti le nuove recensioni, ovviamente. Allora, detto questo, ragazzi, chi le possiede già, magari metta un commento se è d'accordo o no con la nostra recensione. Ma oggi parleremo di una nuova azienda con cui stiamo collaborando, che è la Verrett. Azienda italiana che adesso vi farò vedere i gioiellini che produce come sempre. Allora, in questo caso noi parliamo di una canna famosa e dire poco, comunque tra le canne più richieste e conosciute, ovvero la Verrett Nebula, ragazzi. Ora, la Nebula però ha varie grammature e varie lunghezze che troverete tutte quante sul sito. Ok? Perché io non le ricordo tutte a memoria, purtroppo, ragazzi. Però. Ora, ovviamente io non ve la posso montare. Questa qua è una 4,50, ma se non erro c'è anche una 4,20 m. Forse ho sbagliato a non portare il listino. C'è anche la 4,20 m, 4,30 m, scusate. Ed è una canna in tre sezioni. Ovviamente con tutta la serigrafia Verrett, come potete vedere. Le rilegature e la colorazione si può fare su richiesta, quindi voi ci contattate, ovviamente c'è un surplus e si può scegliere sia, faccio vedere, sia il tipo di anello. Ora, in questo caso, ad esempio, questi qua sono ponte chiaro come questi, vedete? Ma c'è possibilità di averli col ponte scuro o avere proprio un altro tipo di anello, quindi tutto il catalogo Fuji, voi scegliete la colorazione della rilegatura e la colorazione dell'anello. O il modello dell'anello e vi arriverà a casa così, ovviamente pagando un surplus. Detto questo, queste sono delle canne super reattive. Io adesso vi parlerò anche di una scheda dove spiegherà nei minimi dettagli l'azione della canna, tipologia di fusto e poi vi darò anche le mie impressioni, che secondo me è la cosa più importante, ragazzi, perché una cosa è fare delle spiegazioni a livello oggettivo e una cosa in maniera soggettiva, ragazzi. Il parere soggettivo secondo me è tra i più funzionali. Come ben sapete, mi piace lanciare, utilizzo le due pezzi e arriveranno anche le due pezzi di casa Verrett, ma al momento voglio recensirvi questa canna perché mi ha stupito. Vi farò vedere anche le varie grammature, la 100 grammi e così via, la 130, 105 e così via. Però la 175 ritengo una bellissima canna da surf. Ora non vi so dire se in mareggiate di quelle proprio aggressive come si comporta, però mi ha stupito molto in quanto è una canna tutta simmetrica, come potete vedere. Già questa è la prima caratteristica. Guardate, tutta simmetrica. La vetta, penso se si vede, ma penso di sì, è corta. La parte centrale è leggermente più lunga e il pedone è molto più lungo. Questo la rende una canna da pesca in quanto le canne comunque simmetriche diventano un po' più rigide, un po' come nelle famiglie delle due pezzi, ragazzi. La cosa bella qual è di questa canna che ho riscontrato? Ho lanciato senza di tale, ho fatto questa prova, 150 grammi, piombo normalissimo, in above un po' più forzato, diciamo quasi un side. Non mi sono fatto nulla e comunque il piombo ha toccato una settantina, un'ottantina di metri. Ora, questo cosa significa? Che la canna concede gli errori, quindi non è di quelle canne che se sbagliate vi fate male. Non vi sto dicendo di lanciare senza ritale, però vi sto dicendo che vi permette. Ma allo stesso tempo ha un'ottima reattività, ragazzi, vi giuro, quando ho lanciato la canna sono andata in chiusura e non se n'è nemmeno accorta. Cioè, quasi dritta è rimasta. In realtà si era caricata. Per questo dico una bella canna da pesca, però non so come si comporterà con le mareggiate realmente aggressive. La proverò e vi farò sapere, ovviamente. Le caratteristiche di questa canna, ora vi farò tutto quanto, vi spiegherò le varie grammature, è che le Nebula comunque hanno una sensibilità di vetta molto, molto accentuata. Guardate qua. Questa, ragazzi, è una canna che può lanciare 200 grammi, appoggiare 200 grammi e lanciare il 175 come piombo ottimale dato dall'azienda. Quindi un side col 175 tranquillo. Guardate, questa allora vi dico una cosa, col 150 e mare calmo, la vetta rimaneva in pesca così. Era così la vetta in pesca, col 150 grammi.
Una favola. Abbiamo visto la mancetta di qualche lecciotta di queste dimensioni e una bella mancetta invece di una spigoletta intorno agli 800 grammi. Ovviamente la spigola ha dato più soddisfazione sulla mangiata perché ha dato la spiombata e tutto quanto. La parte centrale io non riesco a farvelo vedere, ma comunque a livello di reattività è reattiva, ma è flessibile. Infatti ora prendendo la tabella, ragazzi, fornita ovviamente dall'azienda, questa è una tabella loro, come potete vedere, e ci dice, sono i vari modelli che poi noi parleremo, ma in particolare a noi interessano le... Eccole qua, Nebula. Allora, la Nebula ha... Aspetta che lo selezioniamo, ragazzi. Eccolo qui. Allora, la Nebula ha una sensibilità, loro danno da 9 punti. 9, cioè da 0 a 10 punti, 9 è il massimo, quasi il massimo. Ricordiamoci che è una 175 grammi. Poi abbiamo una facilità di utilizzo 9, come vi dicevo l'ho utilizzata senza ditale, non mi ha dato problemi col 150 grammi. Poi abbiamo una rigidità di 8, quindi una canna molto rigida, perché da 1 a 10, 8 è molto rigido, ma allo stesso tempo una reattività da 9. Ora, questo cosa ci vuol far capire? Ovviamente noi parliamo della famiglia, quindi questa tabella viene studiata sulla famiglia delle canne da pesca, ragazzi. Quindi la famiglia Nebula, la famiglia Evento, vengono suddivise su questi parametri. La Nebula è famosa per questo, quindi è una canna facile di utilizzo, potente si intende come gestisce il piombo. Sapete che sono quelle canne che sono sì molto sensibili, sì molto leggere, però che comunque hanno un limite. Ora non posso fare paragone con altre canne, ragazzi, perché stiamo parlando di lei, però ci hanno un limite. Lei ha molta potenza, cioè molta coppia, se vogliamo fare un paragone con le auto. Non a caso, come vedete, qua c'è scritto 130 grammi minimo, 170 grammi optimum cast, 200 grammi massimo. Il 130 grammi, ragazzi, è la grammatura che si può lanciare in ground. 175 inside, poi attenzione, potete usare anche il 150. E il 200 grammi massimo, ovvero che è quel lancio appoggiato magari ai 50-60 metri che ci interessa per la spigola, magari una bella piramide o uno spike. Quindi parliamo comunque un lancio col piombo sospeso, magari appena appoggiato a terra e dando il colpo senza dare la frustata. E comunque è una canna, come vedete, come spessori si comporta bene. Io ora oggi non ho il calibro, ragazzi, purtroppo, perché sto finendo di anellarmi una canna e quindi non sto avendo tempo e lo sto utilizzando per quello. Comunque il pedone esterno siamo sui 22 mm. Ovviamente la canna al classico innesto, maschio l'innesto, femmina la parte bassa, quindi lavora così. Detto questo, ragazzi, la serigrafia, vabbè, la conoscete tutti quanti, delle Nebula. Eccole qua. Per chi vuole, io lo sto dicendo prima in anticipo, ragazzi, per chi vuole, si trova nella zona di Catania o dintorni, può contattarci al 351-684-1505. Mi raccomando, ragazzi, non contattatemi soltanto su Instagram, perché molte volte le notifiche non mi arrivano, siete in tanti che mi chiedono un parere, un consiglio, un saluto, e ho difficoltà, ok? Quindi la cosa importante, ragazzi, contattatemi anche su WhatsApp o a sto punto anche su Facebook, ma su Instagram soltanto è un po' complicato rispondere a tutti. O magari mandate il messaggio lì e lì. Per chi le volesse provare, portate il mulinello, portate i piombi, vi do la canna, ci facciamo una pescata tutti quanti insieme, non ce n'è problemi. Vi posso portare anche vari modelli, ovviamente, che abbiamo disponibili per l'utilizzo, ok? Perché questa è una canna adibita proprio all'utilizzo per i tester. Questa è una cosa molto importante, ragazzi, quindi potete avere la possibilità di provarle. L'importante è che siete qui nella zona, ovviamente non le posso spedire. In più, cosa c'è da dire questa canna, ragazzi? Ovviamente le rifiniture, poco da dire. In più hanno messo qui una vernice ruvida, che quando dovete andarle a stappare l'innesto fa grip. Quello che invece canne che voi conoscete che io utilizzo, due pezzi, ha il problema è che sono lisce, laccate, quando andiamo a fare così e c'è umidità, scivola che è una meraviglia, purtroppo. E questa è una piccola chicca che fa gola, a me piace come è fatta. Ovviamente, ragazzi, le rilegature sono fatte a mano, ma di che cosa stiamo parlando? Sono fatte in maniera artigianale, eccetera, eccetera, quindi ovviamente sono perfette o comunque artigianali. E questa è già una cosa molto particolare. Vengono utilizzati diversi carboni per creare questo tipo di utilizzo, ragazzi, questi attrezzi.
perché sono studiati nei particolari. Il fatto che non sia totalmente uguale è perché gli ingegneri si sono occupati proprio alla scelta di questo prodotto. Vedete? E non è cosa da poco, ragazzi. Ci sono tanto studio e tanti progetti dietro. Perché ho scelto questo brand? Perché, ragazzi, come sapete, tengo molto anche al prodotto Made in Italy, avendo un'azienda comunque in Italia, e tengo a questo particolare. In più, cosa volevo parlare dell'attrezzo? Noi sempre tergiversiamo, ragazzi, mi piace parlare un po' di tutto. Vi porterò magari qualche foto, qualche video mentre la utilizzo, mentre ci lancio, perché no, nessuno lo vieta. Chi la vuole provare la può provare, ma principalmente la cosa che mi interessa è farvi capire che questa è una canna che è rivolta ad un pubblico generico che comunque va a fare sia la pescatina della domenica con tranquillità. La cosa importante però che io vi dico è che queste sono canne da non sottodimensionare come grammatura. Se c'è scritta quella grammatura lì, utilizzate quelle grammature. Se voi quelle grammature non le utilizzate, non utilizzate la 175, non comprate questa, ma andate a comprare la 150. Ok? 100, che poi la grammatura 100, 130, 150. Farò un'altra recensione per quella canna e ve la farò vedere. È giusto farvela vedere tutte, anche se la differenza è minima, ma poi magari faremo poi un video comparativo per tutte quante. Perché no? Comunque, come vi stavo dicendo, il peso della canna adesso, ragazzi, non ricordo, ma si dovrebbe girare intorno alle 5, meno di 500 grammi. Queste qua, se non sbaglio, sono intorno meno alle 500 grammi. Ovviamente è una canna super bilanciata, con un mulinello 9000 messo sotto, un Tico Scepter per intenderci, un mulinello super famoso, e super bilanciata. Come vedete, è raccordata tra la cima, vedete come lavora? La cima lavora, sottocima lavora. E continua a lavorare, è molto raccordata questa canna, molto bene, quindi non c'è il rischio della spiombata, cioè nel senso carica la vetta e poi scarica tutto. Un'altra cosa che ci tengo, ragazzi, che non è roba da poco, è che questa canna, guardate come sono messe le placche. Come dico sempre, le canne di una certa fascia si capiscono anche da questo. Io impugno la canna e guardate dove mi arriva il tallone. Cioè, in pratica io quando vado in chiusura mi viene normale fare questo. Allora, per quello ci saranno i corsi di lancio tecnico, ragazzi, che magari chi vuole può tranquillamente visitare. Però quando noi andremo a lanciare, andiamo in chiusura, sta qui. E questa è una cosa fondamentale per caricare l'attrezzo. Banalmente, se avessero messo la placca qua sotto, da qua sotto a qua sopra, la canna non lavorava più bene. O perlomeno lavorava male con le leve. Attenzione, non tutti i ragazzi magari sono alti 1,90 m, c'è chi è alto 2 metri, chi è alto 1,70 m e quindi le leve cambiano. Ma indicativamente, ragazzi, è studiata. Capite cosa vi voglio dire io? Cioè, c'è uno studio dietro. Le leve cambiano, magari a chi può arrivare qua, a chi può arrivare qua, ma comunque non ci troviamo un pedone che comunque si trova qua. Capite che vi voglio dire? Quindi anche qua raccordata molto bene. Come vi dicevo, la tabella per quanto riguarda l'attrezzatura è standard, vi ho spiegato un pochettino, magari poi faremo un video comparativo con la tabella, oltre che con le canne. In più, un'altra cosa che volevo parlare, per quanto riguarda le nebbole, come vi stavo dicendo prima, sono delle canne che vengono studiate per un utilizzo abbastanza generico. La cosa importante è seguire le grammature che ci sono scritte vicino, 130, 170 e 200. Perché vi dico questo? Non perché questa canna al 100 grammi non lo lanci o non rimanga in pesca, perché è molto sensibile. Ma perché si va a rischiare di ledere l'attrezzo? Perché quando tu mi vai a dare una frustata a vuoto, perché il 100 grammi non la carica, perché se loro hanno scritto 130 vuol dire che è la grammatura minima per far caricare l'attrezzo. Se quella grammatura non c'è, non carica, non caricando l'attrezzo, subentra il problema. Può esserci la frustata, la rottura della vetta, che sono danni creati dal pescatore, non dall'attrezzo, capite? Banalmente, se invece dovresti utilizzare col 150 grammi, 170 grammi, la canna lavora una favola e non avete nessun tipo di problema, perché la canna lavora tutta, quindi non andate a sforzare soltanto la vetta, che è la cosa secondo me più importante. Per quel tipo di pesca, quindi Claudio, io pesco soltanto col 125 grammi, ma prenditi una 130 grammi, che problema c'è? Capite che vi voglio dire? Prendetevi una 150, cioè ci sono vari modelli per questo. Le lunghezze delle canne, Nebula ne fa tante, tante, si arriva mi pare intorno ai 4,80 m. La più lunga, però ovviamente è una questione un po' di scelta personale. Io specifico sempre, ragazzi, è una scelta personale. Non credete che Claudio, ma io sono bassino, molti mi dicono voglio la canna più corta. No, Claudio, io sono alto, mi trovo meglio con la canna lunga. Ma
No, ragazzi, la canna lunga e la canna corta hanno utilizzi diversi. La canna corta è più reattiva, io lo ripeterò sempre. La canna lunga è meno reattiva, è più ballerina, come si suol dire, cioè tende a essere più giocarlona sulla vetta. Ed è normale perché avete una leva maggiore. La canna corta è più predisposta per un lancio magari tecnico, nel senso che va in chiusura, è più rapida e soprattutto è un prolungamento del tuo braccio, non essendo troppo lunga. La canna da 4,80 m, sì, ma va usata in gare, che tu proprio fanno questo. 100 grammi, 4,80 m. Puff. E la canna fa tutto e mette il piombo a 100 metri, 90 metri. E serve per fare una pesca leggera. Serve a utilizzare travi molto lunghi. Quindi magari utilizzate un trave di 4 metri con una canna di 4,80 m, lo potete lanciare inside o comunque. Simil side, perché ovviamente avendo tanti braccioli il lancio tecnico viene messo da parte, ragazzi, altrimenti in acqua arriva un tutt'uno di filo, bracciolo, esca e tutto il resto. Ed è una cosa molto importante questa, capite cosa vi voglio dire io? Infatti, ho voluto iniziare la serie di video con Verrett, con questa azienda, proprio perché, con la Nebula come modello, perché poi abbiamo l'S3, vi farò vedere le Andromeda, le Brezza, vi farò vedere le Siria, canne due pezzi. Penso che sarà una coppietta di canne che farò come canne, diciamo, per la pesca invernale estiva. E canne spettacolari. Abbiamo le Colorosa GT come canne due pezzi da pesca, diciamo, sono delle full carbon, però molto, molto, molto belle. Quindi ragazzi, non manca la scelta, però bisogna scegliere l'attrezzo sulle proprie esigenze. Quindi questa è la cosa fondamentale. Non vi fate, diciamo, abbagliare, ma il mio amico utilizza, il mio amico... No, sulle vostre esigenze in base a quello che voi fate, ok? Poi la cosa bella è che queste canne sono personalizzabili, perché comunque arrivano nude e poi vanno montate. A differenza di altre aziende che sì, sono personalizzabili, ma vanno smontate e rimontate. Perché l'azienda le fa arrivare solo in un modo. Quindi per chi magari ha il gusto di Claudio, io qua voglio il tricolore, però voglio... Si può fare, non ci sono problemi, come vedete. Vengono tutte quante personalizzate, ovviamente pre-arrivo della canna. Detto questo, ragazzi, come sempre sono contento di portarvi novità, portarvi nuovi prodotti, portarvi curiosità. Se avete qualche prodotto, ad esempio Claudio, facci vedere questo modello. Se vi posso accontentare, magari non lo farò questa settimana, lo farò il mese prossimo, perché ho prima delle tabelle da seguire in azienda, però certo non ci sono alcun problema. Però vi ripeto, ragazzi, per chi volesse su Catania ci possiamo organizzare. Abbiamo belle spiagge qua di sabbia per poter lanciare e provare le canne. Abbiamo la playa, abbiamo... ci sono molte spiagge dove si può andare tranquillamente, si parcheggia, si scende in spiaggia e si provano le canne. Ragazzi, ci organizziamo e le possiamo provare senza alcun problema. Ovviamente, magari siamo 3-4 di noi, ci facciamo una pescata, uno vuole provare l'evento, uno vuole provare la nebula, uno vuole provare quello. E ci facciamo la pescata e le provate. Se vi dovessero piacere, non c'è nessun problema. Le potete acquistare. Va bene, come sempre, ragazzi, disponibili in pronta consegna. Tranne modifico, piccole che diciamo fare, quindi non sono in pronta consegna, ovviamente. Va bene? Quindi, come sempre, trovate tutto quanto sul sito www.selfcastingoglioni.it e, come sempre, troverete un nuovo prodotto. In realtà già sono caricate tutte le canne lì sopra, ragazzi. Però, voglio dire, noi iniziamo dalla nebula. Quindi, vi ho detto i diametri, vi ho detto per cosa la utilizzerei, vi ho detto tutte le varie famiglie che ci sono. Magari io a fine video vi metto anche la tabella con le varie lunghezze. Ma ripeto, se andate sul sito, cliccate misura e grammatura, vi escono tutte quante, anche perché della stessa misura ci sono quattro grammature diverse. Diciamo, ragazzi, è laborioso fare una scelta sulla nebula, però indicativamente quello che posso dire è che la 175 la consiglio a chi vuole già sa lanciare, vuole una canna semplice che non gli tolga troppo la vita, o magari per chi magari non vuole un attrezzo troppo nervoso, ma ha bisogno di un attrezzo leggero. Di un attrezzo sensibile, di un attrezzo reattivo, ok? Quindi quando carica, carica, però quando risponde non deve avere quello sbacchettamento. Cioè, come potete vedere, ragazzi, fischia, c'è tipo una frusta, tipo un bastoncino, non fa flessione. E questo è tanta roba. Però non vi fate confondere nel senso, ah, è una canna dura, rigida. Sì, ma ragazzi, è una canna che carica, vi ripeto, l'ho fatto io con un side col 150. Facendo il movimento, che era pure scomodo, ma vi posso assicurare che al lanciato era una meraviglia, mi ha stupito. Sensibilità, vabbè, ma quello era scontato che fosse così sensibile. Altra cosa importante, ragazzi, sono anellate con 2, 4, 5, 7 anelli, quindi sono 6 anelli più 1, classica montatura da fisso, ok? Standard. Per
Per il resto, per chi le volesse nude, si possono avere anche nude, su richiesta ovviamente, ma noi preferiamo venderle sempre montate, in quanto comunque l'azienda dà un marchio, quindi dà anche una certezza su come è anellata. Se voi, noi vendiamo la canna nuda, poi non si sa chi l'anella e quindi diciamo non si vogliono, però su richiesta si possono avere anche nude. Va bene? Quindi, mi raccomando, iscriviti per non perderti le nuove recensioni e ci vediamo presto. Uscirà, penso, un video alla settimana per quanto riguarda recensione Veret. Va bene? Ci vediamo!